Ciao, sono René Zanella, digital marketer freelance e in questo video voglio rispondere ad una delle domande più frequenti, ovvero come fare a lavorare da remoto. In primis, chi sono e cosa faccio? Sono un nomade digitale, ormai da un anno e mezzo full time, diciamo, e mi occupo di digital marketing e social media. E in questo momento appunto mi trovo a Rodi per qualche giorno, in realtà toccata e fuga per 4-5 giorni, relativamente un po' anche di vacanza, però l'isola super figa, sì, merita se vi capita. Fateci un salto. In ogni caso, per cercare lavoro da remoto, questo è il momento migliore forse della storia, perché arriviamo da un anno e mezzo di pandemia in cui le aziende hanno percepito l'importanza, la possibilità di far lavorare da remoto i propri dipendenti e molti invece freelance hanno deciso di viaggiare mentre lavoravano o di lavorare mentre viaggiano. Solitamente per intraprendere un percorso di questo tipo l'unica necessità che hai in ogni posto che si va è la connessione internet, in primis. E poi ovviamente tutti quei tool, quegli strumenti, quelle cose che servono per la vostra professione. Ah, sul canale trovate altri video a tema nuova digitale, sono stato a Fuerte, alle Azzorre, a Madeira, Bulgaria e ho intervistato anche varie persone, tra cui Gianni Bianchini che è re dei nomadi digitali italiani, quindi andate a sbirciare il canale dopo questo video così trovate un po' di interviste con un po' di spunti ulteriori. Ovviamente se vi piacciono video di questo tipo mettete like, commentate, iscrivetevi al canale in modo che possa percepire che sono argomenti che interessano alla gente e ne proporrò più spesso. Ma partiamo subito, partiamo però dalle basi, partiamo dalla differenza tra le diverse tipologie di lavoro da remoto. La prima è la fully remote, che significa lavorare comunque per un'azienda, quindi essere dipendenti, ma lavorare al 100% da remoto. Ma ho visto il caso Google che aveva deciso di mandare da remoto tutti i dipendenti e tutto sommato aveva raccolto determinati frutti. In realtà Google adesso sta un po' ritornando sui suoi passi, però vediamo che comunque è un'opzione che tuttora è super popolare. Ovviamente in questo caso stipendio fisso e non c'è lo stress di dover cercare clienti o proporsi come invece è il caso dei freelance che vedremo dopo. La seconda ipotesi è flexible jobs, che sono tutte quelle professioni, secondo me ad oggi è la soluzione migliore, che scambiano, che alternano il posto fisso, quindi lavoro in una sede fisica col team che serve quindi a fare team building eccetera, al lavoro da remoto, quindi la soluzione è sicuramente migliore, sempre lavorando per un'azienda. La terza ipotesi è quella che sono io, ovvero il freelance. Sei libero al 100% di organizzare il tuo tempo, lavorare da dove vuoi, come vuoi. Ovviamente i freelance non hanno uno stipendio fisso, quindi ti devi sempre impegnare a stare al passo, ad avere un introito che ti permette di sostenere le spese nella città, nella nazione in cui ti trovi in quel momento da remoto, e quindi è un po' la più complessa perché comunque devi riuscire anche a saperti vendere. Tra l'altro proprio a tema freelance ho raccontato la mia storia su un altro video che vi lascio in descrizione, quindi se volete curiosare anche quello per altri stimoli lo trovate. L'ultima ipotesi invece sono gli online businesses, cioè tutte quelle attività digital online che si possono fare 100% online, e dopo li vedremo alcuni casi anche dopo. Ora che abbiamo capito le diverse strade andiamo a vedere quelle che sono invece le 12 ipotesi che vi propongo io, che secondo me sono tra le più valide, le più popolari e alcune volte anche le più semplici. Però mi raccomando ragazzi, scegliete una cosa che vi piace davvero, cioè una cosa che vi sentite preparati, che vi affascina o per cui avete talento. Non andate a fare una professione solo perché avete letto che è quella più pagata. Scegliete una cosa che vi piace, questo è fondamentale, se no dopo 6 mesi, un anno mollate tutto e tornate al punto di partenza. Al primo posto nella mia lista delle ipotesi c'è il tutor online, una professione che tantissimi di voi magari sicuramente hanno già fatto, ovvero fare ripetizioni, solo che invece di farli fisicamente, farle online. Quindi matematica, fisica, lingue straniere, tutto quello che volete, potete trovare lavori di questo tipo su alcuni siti come tutor.com. Ah, e tranquilli perché vi lascio in descrizione tutti i link che andrò ad elencare in questo video in modo che poi li possiate trovare facilmente. Al secondo posto di questa lista fantomatica delle idee, personal trainer. Ce ne siamo accorti anche qua con la pandemia come questa professione si sia traslata dalla fisica per forza in palestra. In realtà tantissimi sono partiti nell'online, quindi se siete appassionati di palestra eccetera o fate già il personal trainer in palestra, questa è sicuramente un'ipotesi da valutare. Terza idea, customer service. Se vi piace passare ore e ore al telefono a chiacchierare, questa è una posizione che ha tantissimi richiesta, perché le aziende che solitamente avevano i customer service locati in una posizione precisa si sono accorti che riescono a far lavorare le persone da remoto con gli stessi risultati. E ovviamente immaginatevi i customer service delle grandi aziende, che di che strutture enormi hanno bisogno tuttora. Lavorando da remoto per l'azienda diventa un costo minore perché non ha strutture così impegnative da gestire. Quarto, assistente virtuale. I classici segretari o segretarie, solo che online, quindi rispondere alle mail, rispondere alle chiamate, fissare appuntamenti, amministratore delegato, gestire e fare cose, tutto quello che fa un
un segretario e una segretaria normale, solo che fatto online. Anche per questo c'è un sito ad hoc che è virtualassistantjobs.com. Proseguiamo con lo scrittore, che può essere di blog, può essere di articoli, può essere per giornali, può essere perché scrive in proprio e fa libri propri, perché ha il blog proprio oppure lavora per un blog di altri. Quindi mille ipotesi. E ovviamente essere uno scrittore o comunque un copywriter non richiede una sede fisica, solitamente basta un computer, appunto, e la connessione, anche perché sono le classiche figure che anche quando sono all'interno di un'azienda tendono ad isolarsi per rimanere più concentrate. Quindi a volte magari essere a remoto per assurdo può essere anche più performante anche per l'azienda che vi deve pagare. Per professioni come queste, soprattutto per freelance, la piattaforma numero uno è Fiverr. Però attenzione, perché se non si è specializzati in siti come questi si rischia di andare contro ai prezzi bassissimi, soprattutto se si scrive magari in lingua inglese, di altre nazioni, di altri lavoratori provenienti da altre nazioni, dove il costo della vita è più basso e quindi riescono anche a vendere servizi a prezzi più bassi. E proseguiamo con quella che è la mia professione, ovvero digital marketing, social media. Appunto, ho fatto un video dedicato ad hoc su quella che è la mia professione, quindi non mi divulgo troppo nel spiegarvi cosa fa un digital marketer. In ogni caso, anche qui su Fiverr trovate delle posizioni, però sempre attenzione a non andare a combattere col prezzo. In realtà, come social media o digital marketer, comunque ci sono anche tante agenzie oppure aziende che cercano persone da arruolare come dipendenti da remoto. Settima ipotesi è quella che si guadagna di più, sappiatelo, in generale. Ed è lo sviluppatore, che può essere sviluppatore web, sviluppatore di app, sviluppatore di programmi vari, di software, perché le aziende sono disposte a lavorare con sviluppatori da remoto, anche perché essendocene pochi e pochi di qualità, le aziende tra i vari benefits hanno messo la possibilità di lasciare queste persone da remoto. Quindi tantissimi professionisti ora stanno cercando posizioni in aziende solo da remoto. Oltre al fatto che per l'azienda così possono assumere persone da tutto il mondo e non sono vincolate, se io ho la sede a Bassano del Grappa, ad avere sviluppatori solo a Bassano del Grappa. L'ho citata in questa lista anche se è l'ipotesi più difficile, ed è l'influencer, una professione che al giorno d'oggi per forza di cose dobbiamo riconoscere, e che comunque è una professione che si può fare benissimo da remoto. Insomma, in ogni caso è la strada più complessa e lunga, citiamola, ma vedete voi, insomma. Nona posizione di questa classifica, esperto di SEO, un'altra di quelle professioni che sta prendendo piede sempre di più, perché ci sono sempre più siti, le aziende investono sempre di più sul digital, sull'online, soprattutto durante la pandemia, quando sono accorti che non bastava la presenza fisica nel negozio, magari in loco che avevano, ma era fondamentale anche essere ben posizionati a livello Google. E quindi esperti di SEO, anche queste posizioni che vanno benissimo da remoto, sia come lavoratore dipendente, che può essere appunto fully remote o flexible job, oppure anche come freelance. Un'altra posizione che vale sia come freelance che come dipendente è il graphic designer. Questa è una posizione che però richiede, secondo me, tantissime competenze e tantissima esperienza, perché come freelance c'è sempre il rischio di dover combattere la battaglia dei prezzi e quindi sopravvivere, non vivere. E le aziende, ovviamente, soprattutto se si tratta di agenzie marketing, cercano comunque persone con esperienza. In ogni caso, se siete appassionati di design, grafiche o arrivate da una scuola appunto che vi ha indirizzato in questo percorso, è sicuramente un'ipotesi da valutare. Proseguiamo poi con le ultime due che ho deciso appositamente di metterle come ultime due, perché la prima è il tester di siti online, e secondo me è il lavoro che possono fare tutti, poiché chi cerca tester non cerca esperti tester, ma cerca utenti base. Quindi noi, con le nostre competenze super basiche dell'utilizzo del mondo dell'utilizzo digital, possiamo fare dei test dei siti web e veniamo pagati in base all'importanza e alla grandezza del test. Ci sono alcuni siti come user testing che ti pagano appunto per provare i siti web altrui. E all'ultima posizione in questa lista citata, ma anche qui un lavoro veramente complesso che vi chiedo di approfondire se decidete di buttarvi su quel mondo, è il dropshipping, che in poche parole si tratta di avviare un e-commerce e vendere online senza però avere un magazzino fisico. Appunto, online ci sono una miriade di video che parlano di dropshipping, sicuramente sono più esperti di me, quindi vi lascio, se siete interessati a questo tipo di business, guardare i video altrui. Queste comunque sono solo alcune idee, ci sono altre, veramente altre miliardi di idee che si possono fare. Al giorno d'oggi, fortunatamente, posso dire che quasi tutti i lavori, ovviamente mai i medici no, però quasi tutti i lavori possono venire svolti online. Quindi capite cosa vi piace fare, cosa vorreste fare, qual è il vostro obiettivo. E se avete dubbi poi su come realizzarvi, su come partire, quale può essere il sito migliore per quella che è la vostra professione, domandate alla gente che già lo fa, commentate il video, chiedete. Soprattutto poi, se volete diventare freelance, quindi volete intraprendere un percorso in solitario contro il mondo, la timidezza non è una vostra amica. Quindi avete dubbi, perplessità, domandate a gente che lo fa già, domandate ad amici che lo fanno già, domandate, commentate questo video, domandatemi, vi rispondo più che volentieri. Non siate timidi. E in ogni caso, spero che questi 12 spunti super veloci, super accenni, siano serviti per accendere magari una piccola miccia in voi e per magari, chissà, nella prossima destinazione beccarvi in giro a bere una birretta e che mi dite: cazzo, ho visto il tuo video e da lì sono diventato un lavoratore da remoto. Sarebbe figo, no?
Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, se vi è piaciuto like, commentate appunto facendo domande inerenti, così possono essere utili anche ad altre persone che guarderanno il video successivamente, iscrivetevi al canale appunto se vi piace un video tema nomade digitale e io, siccome è sabato a mezzogiorno, vado a godermi un po' di spiaggia. Ciao!